Buonasera ragazzi, benvenuti alla nuova puntata della Botteguccia dei Sigilli. Questa sera trattiamo di un personaggio che è stato praticamente trattato con due pesi e due misure da una larga porzione di persone che ha guardato alla psiconautica, alle neuroscienze in maniera completamente rivoluzionaria. Ancora oggi basa molte delle proprie ricerche su tutte quelle che sono state le aperture eccezionali create da questo studioso e dall'altra parte ovviamente una ricezione un pochettino più leggera per essere, diciamo, corretti nella definizione, per essere politicamente corretti per un caso, per una volta nella definizione. Stiamo parlando di John Cunningham Lilly, un neuroscienziato e psicoanalista americano, padre della vera e propria psiconautica, dell'analisi dei limiti della coscienza umana anche in stato di deprivazione sensoriale e poi soprattutto di studi approfonditissimi relativi alla mappatura del cervello umano e del cervello animale, nella fattispecie per quanto concerne le scimmie e i delfini, e appunto una quantità di studi estremamente approfonditi in relazione al comportamento dei delfini, in particolare del tursiepe troncato, ma non soltanto, e della comunicazione interspecie, quindi della possibilità di andare a stabilire una comunicazione umano-delfino che sia soddisfacente e analizzata nei propri mattoncini costitutivi. John Cunningham Lilly, che è nato a St. Paul nel 1915, ci ha lasciato oramai a settembre del 2001, ma è stato ovviamente, come dire, ostracizzato leggermente nei suoi risultati dalla comunità scientifica internazionale, o perlomeno non preso in considerazione fino in fondo nei suoi studi, probabilmente, perché ha fatto parte e si è circondato di tutta una serie di persone che hanno costruito e sostenuto quello che è l'ambiente della controcultura degli anni 60 e 70 e ovviamente è andato ad aggiungere i propri studi anche a quella che è la sperimentazione con le droghe lisergiche, con sostanze insomma psicoattive in grado di cambiare gli stati della coscienza e per quello che riguardava John Cunningham Lilly anche la profondità della coscienza stessa e l'appartenenza a una sorta di substrato energetico spirituale che ha una propria caratteristica vitale al di là di quelle che sono le percezioni materiali e le percezioni emotive legate alla materialità. In qualche maniera vedremo è andato a toccare anche quell'ambiente che noi abbiamo un pochettino analizzato nella scorsa puntata quando abbiamo parlato di sincronicità, quindi di circostanze, di coincidenze significative e abbiamo affrontato il discorso dal punto di vista sia psicoanalitico con il lavoro di Jung in relazione a ciò, ma legato soprattutto a un fisico quantistico importante come Wolfgang Pauli e legherà questo tipo di profondità della coscienza, di alterazione della coscienza e di capacità di permeare una zona dello spazio a noi apparentemente sconosciuta o invisibile a causa delle limitazioni materiali o delle limitazioni emotive e andrà a scrivere anche una quantità importante di libri relativi alle proprie esperienze, sia in termini strettamente psicoanalitiche che per quanto concerne la neuroanatomia, poi l'anatomia dei delfini, l'intelligenza e la comunicazione dei delfini e tutte le sue esperienze all'interno di quella che è stata la sua scoperta primaria nella vita, o meglio, la sua invenzione che è rimasta più importante, che è stata anche descritta all'interno di un film diretto da Ken Russell, che è Altered State, stati di allucinazione. Adesso vi faccio vedere una prima immagine molto giovane del nostro amico John Lilly e poi quella che è probabilmente una delle immagini più famose e più importanti di John Lilly, con cui è conosciuto anche all'interno del mondo sconfinato della rete, e un'immagine che lo ritrae ovviamente un
probabilmente in realtà un fotomontaggio, ma questo non ci interessa, con quello che secondo lui è la forma di vita vivente, non semplicemente pari di intelligenza all'essere umano, ma per certi aspetti addirittura, nonostante l'adattamento acquatico, probabilmente più sviluppata, almeno dal punto di vista cerebrale e della comunicazione rispetto agli esseri umani. Andremo a trattare anche le motivazioni che l'hanno portato, ovviamente, a parlare di ciò. Ma dicevamo, c'è un film in particolare che racconterà la sua esperienza all'interno degli stati alterati di coscienza, ed è proprio Stati di allucinazione di Ken Russell, con un giovane William Hurt, che descriverà in particolare le sue esperienze nel mondo delle vasche di deprivazione sensoriale, un tipo di ambiente di studio ed esperienziale che è stato da lui progettato nel 1954 e poi modificato in vari modi durante la storia, addirittura adattato all'utilizzo umano e commerciale, all'utilizzo commerciale largamente diffuso anche in vendita perfino oggi. Adesso andremo a trattare ovviamente anche di che cosa si tratta, un ambiente che rappresenta praticamente il distacco dalla maggior parte, fino al 99% degli stimoli esterni rispetto a quello che noi normalmente riceviamo nella nostra vita durante l'essere presenti al mondo, e avere quindi degli stati emotivi legati necessariamente agli stimoli fisici che riceviamo dalla vita materiale, dalla vita emotiva legata al mondo reale, e viene venduta, come vedete, questa ovviamente è una versione più legata al mondo già moderno, ma effettivamente in vendita, ma sono in realtà degli elementi di studio e di approfondimento che hanno una pesantezza dal punto di vista dell'approfondimento degli stati di coscienza, che vanno ovviamente ben al di là e sono decisamente più importanti rispetto a un qualsiasi lato di tipo come dire, legato al semplice divertimento o alla al distacco dallo stress, anche se viene utilizzato effettivamente anche per questo. Dicevamo, John C. Lilly, in realtà plurilaureato in psicologia e poi laureato in medicina durante gli anni 70, ha abbondantemente inserito agli studi dei suoi stati alterati di coscienza l'utilizzo di sostanze psichedeliche, e durante la sua vita è stato in compagnia, oltre ad aver scritto una serie di libri che poi verranno a spiegarci quelli che sono gli elementi di studio relativi ai delfini e agli esperimenti di deprivazione sensoriale, nonché a tutti gli studi della mappatura del cervello e alla metaprogrammazione del cervello. Lui effettivamente ha paragonato il cervello umano e il corpo umano a un computer biologico che è programmabile e metaprogrammabile, e in particolare programmabile in maniera più efficace grazie all'utilizzo dell'LSD e della psilocibina, ovvero sostanza che veniva estratta in particolare da alcuni, che viene estratta in particolare da alcuni funghi allucinogeni presenti in particolare in Messico. La sua vita ha ovviamente ha avuto la compagnia di personaggi importanti della controcultura come Timothy Leary, personaggio che ha raccolto una quantità importantissima di denunce fino a diventare praticamente, a venir descritto come il nemico pubblico numero uno negli anni 70 da Richard Nixon all'interno della controcultura americana, per lo suo studio e la proposizione di allargamento della coscienza e di una comunicazione alternativa all'interno del mondo della controcultura e della contestazione giovanile. Un personaggio sicuramente scomodo, così come lo fu almeno inizialmente un altro personaggio che fece da compagnia e fu un consigliere e molto spesso presente a casa o negli studi di John Lilly, come il nostro Ram Dass, che diventò anche conosciuto come Baba Ram Dass, un guru yoga sperimentatore anch'esso delle teorie sugli effetti dell'acido lisergico e della psilocibina in maniera piuttosto importante, e poi tra le altre anche l'autore di un libro estremamente importante
ovvero le porte della percezione, così come di alcuni contenuti distopici relativi al futuro che probabilmente stiamo abbondantemente vivendo anche oggi noi con il mondo nuovo, Aldous Huxley, un altro importante filosofo e frequentatore della compagnia e della casa di John Lilly, assieme a una serie di altre persone legate alla controcultura o comunque non legate al concetto del controllo di regime di allora, più o meno consapevoli di quelli che erano i grossi cambiamenti che stavano avvenendo all'interno degli studi della neuroanatomia e contemporaneamente in grado di fornire un proprio approccio sia filosofico che psicologico a quelli che erano i cambiamenti e l'approccio delle masse rispetto al sistema in cui vivevano. È stato grazie agli studi importanti che ha fatto in relazione all'anatomia cerebrale e al comportamento dei delfini, anche un altro film è stato fatto estremamente diciamo noto, che è Il giorno del delfino del 1973, ma che è un film che in realtà poi è stato come dire utilizzato per costruire una trama più da thriller, più lontana rispetto a quelli che sono effettivamente gli studi e i tentativi di mappare, ecco, il cervello e la comunicazione umano-delfino, che sono stati uno dei punti fondamentali della ricerca di John C. Lilly, mentre Altered State, sebbene anche in questo caso abbia trasceso alla fine in un ambiente di fantascienza che è andato ben oltre o in maniera diversa rispetto a quelle che erano le ricerche di John C. Lilly sull'io originario dell'uomo e i collegamenti con quella che lui addirittura descriverà come una vera e propria organizzazione di controllo delle coincidenze significative, un'organizzazione formata da individui extradimensionali che controllano e vigono praticamente su quello che è l'andamento degli avvenimenti degli esseri umani sulla Terra, e tra l'altro questo tipo di esperienze sono state provate da John C. Lilly, in quel caso in assenza di sperimentazione di LSD, anche se la sperimentazione di LSD e chetamina diventerà uno degli elementi principali della porzione di tarda sperimentazione, ecco, delle vasche di deprivazione sensoriale. Tutta la parte degli anni poi 60 e 70, dopo un'ampia esperienza da psiconauta che in realtà non verrà mai abbandonata del tutto e che verrà descritta in diversi libri e che verrà considerata praticamente una sorta di diversi capitoli di Bibbia New Age e di penetrazione all'interno di quell'ambiente originario energetico che abbiamo visto essere messo in comune nella puntata precedente della Botteguccia, che vi invito ad andare a vedere, fra quelli che sono gli studi psicoanalitici di Jung, del fisico quantistico Pauli e di quella che è la visione dell'universo del buddismo Mahayana, quindi una sostanza in cui non c'è né forma né patimento del desiderio, la sostanza primaria dell'universo da cui poi dovrebbero sostanzialmente decadere le condensazioni materiali all'interno del nostro mondo. Ecco, lui ha dichiarato di aver più volte spinto i limiti della propria coscienza oltre ciò che limiti non ha sostanzialmente. Quindi lui ha detto: oltre i limiti della coscienza tutto è possibile, perché in realtà non conosciamo. E qui fa anche un altro riferimento a un altro scrittore a me molto caro, un filosofo caro, che è Ludwig Wittgenstein, in particolare negando ciò che non si può dire, non si può immaginare, in realtà esiste oltre quelli che sono i limiti dell'emotività e delle sensazioni legate a quelli che sono gli stimoli strettamente materiali ed esperienziali per quella che è la nostra sensibilità. John C. Lilly, insomma, un grande, grande rivoluzionario, un grande psiconauta, e adesso andiamo a vedere quelle che sono le principali
diciamo, le principali fasce di ricerca durante la sua vita che lo hanno portato a essere un personaggio, secondo me, determinante per quella che può essere la ricerca. Secondo me non può essere stata abbandonata dal gota degli scienziati, sicuramente non viene citato in maniera efficace in nessun tipo di trattato, nonostante il fatto che qua e là alcuni scienziati facciano riferimento proprio a quelle che sono state le sue ricerche sulla mappatura del cervello e sulla comunicazione dei delfini, e le sue scoperte sono effettivamente, se voi provate ad andare a guardare, sono praticamente scritte all'interno di ogni piccola pagina di riferimento in internet relativa a quella che è la fisiologia e l'etologia dei delfini, così come quello che riguarda la mappatura del cervello umano in relazione anche agli stati alterati, per esempio patologici, dell'epilessia, piuttosto che i problemi relativi a disturbi bipolari, eccetera, vengono sostanzialmente citati, ma viene taciuto quello che, se voi andate a cercare, e adesso umilmente io cercherò di descrivervi per darvi, come dire, l'abbrivio ad andare a cercare l'esperienza di John C. Lilly, vengono citate tutte quelle scoperte che John ci ha aiutato ci ha spinto, insomma, a ricercare, ma che poi, insomma, non gli viene dato spesso credito se non da qualcuno che vi spingerà eventualmente a leggere i suoi libri, che sono tanti e relativi a tanti ambienti di studio. Sicuramente l'ambiente di studio primario relativo alla carriera di John C. Lilly è quello della mappatura del cervello. La mappatura del cervello è stata fatta grazie a un ampio studio di quello che era la possibilità della soglia di eccitazione neurale all'interno del cervello umano in sequenza rispetto a degli studi fatti su dei macachi, e la possibilità di andare a sconvolgere, a eccitare praticamente i neuroni del cervello in modo tale da superare la soglia di eccitazione, ma non sconfinare all'interno della soglia di danno. In questo senso, John C. Lilly. Questi sono tutti studi che poi, come dire, lanceranno lo studio dei boundaries della coscienza, quindi dei limiti della coscienza che lui andrà a esplorare nei suoi studi di deprivazione sensoriale. Lui ha studiato e messo a punto una onda sinusoidale, quindi un'onda a forma di S con due stimoli, positivo e negativo, detta onda Lilly, che serve proprio per andare a stimolare elettricamente i neuroni del cervello, senza andare a creare quella massificazione degli ioni che ci sono all'interno dei neuroni solo da una parte o solo dall'altra, tipica della stimolazione portata a termine con la corrente diretta, non sinusoidale. La corrente di questo genere, una corrente continua, andava a come dire, superare in maniera molto veloce la soglia del danno, che può essere sia un danno dal punto di vista termico, cioè del calore indotto all'interno della massa cerebrale, sia un danno elettrolitico, quindi una distruzione di quelle che sono le polarizzazioni degli ioni all'interno del cervello. La morale della favola è quella di portare un danno piuttosto grosso a quello che è la capacità pensante, o di indurre addirittura delle psicosi, o di indurre dei danni effettivamente di tipo fisico alla massa cerebrale, sia della scimmia e poi necessariamente anche degli esseri umani. Lui ha sempre tentato di fare esperimenti che riguardassero prima se stesso, o perlomeno alla pari, in parallelismo se stesso con gli animali che ha utilizzato. Ovviamente dovete pensare che, sebbene gli studi sulla mappatura del cervello siano stati fatti su animali vivi, evidentemente si trattava di studi che sostanzialmente sono incominciati negli anni 50, quindi dovete pensare che i tempi sono molto diversi a quelli nostri e hanno portato evidentemente dei risultati che ancora oggi vengono presi in considerazione, sebbene non si citi spesso e volentieri John C. Lilly. È arrivato a mappare
con una quantità di 610 elettrodi inseriti prima a cranio aperto e poi a cranio chiuso con una serie di manicotti in cui inserire degli aghi all'interno della materia cerebrale direttamente per toccare diverse zone del cervello, fino a 610 aghi che potevano essere lasciati inseriti senza danni evidenti al comportamento danni di tipo materiale alla sostanza cerebrale del macaco utilizzato per gli esperimenti, ed è riuscito effettivamente a mappare sostanzialmente tutte le porzioni del cervello che fanno capo a un certo tipo di movimento o di posizionamento o di controllo del posizionamento nello spazio, ma è riuscito soprattutto grazie a questo esperimento degli elettrodi inseriti direttamente nel cranio con la corrente detta con la corrente a formato onda Lili, è riuscito sostanzialmente a mappare anche tutte quelle zone che ancora oggi sembrerebbero e vengono definite come zone effettivamente non definibili del cervello umano, in grado di rappresentare soprattutto prese a fasce quelle che sono le principali emozioni ben definite del cervello umano, quindi la rabbia piuttosto che la paura, il timore, il rispetto, la felicità. Se voi andate a ricercare su quello che è l'ambiente scientifico ancora oggi e neurologico, si dirà che effettivamente non si è riusciti effettivamente a mappare le zone specifiche in cui il cervello, se non delle macro zone. In realtà lui è riuscito a mappare sia le singole parti relative all'accensione muscolare, sia le singole parti che poi riunite in gruppi si accendono nel momento in cui si accende un'emozione specifica all'interno del cervello umano. Da questo punto di vista è riuscito anche a capire quali sono le zone che si accendono in funzione dell'utilizzo programmato del cervello per la creazione del linguaggio, e in questo senso, scrivendo anche un scrivendo un eccezionale libro che descriverà praticamente la programmazione e la metaprogrammazione del cervello umano in quanto macchina biologica, lui riuscirà a mettere praticamente a fare degli esperimenti che andranno a introdurre l'LSD come facilitante per la metaprogrammazione, come un facilitante per la ricezione e per lo stivaggio degli elementi umani del pensiero, quindi sostanzialmente la disponibilità, che ovviamente può essere un coltello a doppio manico, ma la disponibilità del ricordo e della ricostruzione del pensiero. Tra l'altro lui ha dimostrato all'interno del cervello umano, grazie anche all'utilizzo degli studi della metaprogrammazione, grazie all'LSD, ha dimostrato quali sono i principali standard dei processi cognitivi e della comunicazione, e ha dimostrato tramite, per esempio, dei eccezionali esperimenti di logopedia e esperimenti di ricezione di informazione auditiva, ha dimostrato che il cervello umano in realtà funziona per pattern predeterminati, come se avessimo praticamente delle zone in cui vengono stivati dei sistemi di organizzazione della frase. Questo che cosa significa? Che un cervello che venga sottoposto, e questo è stato il suo esperimento, per esempio, a una parola o una singola frase riprodotta più e più volte, per esempio con una frequenza di meno di un secondo, di 0,7 secondi per dei minuti, a un certo punto incomincerà a sentire, incomincerà a produrre da solo
degli stimoli di alternativa relativi a parole che apparentemente non hanno nessun legame con la parola che noi abbiamo ricevuto. Lui ha legato e mappato tutta una serie di parole, fino a 2500 parole primarie del linguaggio in inglese, e ha cercato di spiegare il fatto che il cervello in realtà non ascolti tanto quello che riceve. Questa è la meraviglia. Il cervello ascolta fondamentalmente una predizione che lui stesso fa in funzione a ciò che noi stiamo sentendo. Ciò vuol dire fondamentalmente che John C. Lilly ha dimostrato che noi siamo, è come se fossimo effettivamente un computer che ha dei programmi precaricati. La larghezza di questo tipo di affermazione, di ricerca, ovviamente è enorme e apre degli scenari incredibili in relazione anche a quella che è stata la vera e propria creazione dell'essere umano, da chi, da che cosa, o l'evoluzione dell'essere umano in funzione di che cosa. Queste sono domande che sono state fortemente messe in crisi, anche se poi poste alla manipolazione della sperimentazione dell'LSD per facilitare questo progresso di acquisizione di informazioni e di creazione di informazioni da parte del cervello. Però è evidente che dire che il cervello fondamentalmente ascolta fino a un certo punto, ma cerca di predire automaticamente in funzione degli schemi informativi che ha già precaricati dentro di sé in funzione di una sorta di programming originale, questo potrebbe riportare, guarda caso, all'idea che abbiamo trattato settimana scorsa, relativa a quella di un vero e proprio inconscio collettivo determinante nell'andare a costruire una zona di una zona di comune comprensibilità all'interno del mondo umano che va al di là delle variazioni delle singole razze piuttosto che di singoli usi e costumi societari. Questo è incredibile ed è una ricerca che è stata portata a termine grazie alla profonda mappatura del cervello di John C. Lilly, che porterà poi alla ricerca in psiconautica. La ricerca in psiconautica è la nostra, diciamo, porzione numero due della serata di oggi, è la parte, diciamo, per cui John C. Lilly è anche la parte un pochettino più appassionante da un certo punto di vista della sua ricerca, quando nel 1954 ha creato il serbatoio di galleggiamento. È anche la parte della ricerca, cioè creerà la parte della sua ricerca della eliminazione, quindi degli stimoli esterni, quindi del linguaggio, del rumore, gli stimoli anche relativi alle sensazioni tattili, a tutto ciò che può riguardare praticamente l'attività continua e preprogrammata del cervello. Lui è andato a eliminarli grazie alla creazione dei suoi serbatoi di galleggiamento o vasche a deprivazione sensoriale. Molto semplicemente, di che cosa si tratta, ragazzi? Si tratta di vasche che possono accogliere interamente un corpo umano, interamente ripiene di acqua, che viene tenuta più o meno alla temperatura di 34 gradi e mezzo, 35 gradi, insomma non eccedere mai questa temperatura, per fare in modo che la sensazione sulla pelle della persona che vi si immerge non sia mai determinante per poter sentire una vera e propria sensazione né di freddo né di caldo. Ridurre al minimo quindi gli stimoli tattili, così come verranno ridotti al minimo tutti gli altri stimoli. In particolare l'acqua viene saturata di cristalli di sale di solfato di magnesio, un sale che viene, per dire ragazzi, verranno introdotti circa 350 libbre di sale per 750 litri d'acqua. Sostanzialmente si metterà il corpo umano in condizione di galleggiare, limitando o azzerando completamente la sensazione della gravità.
In questa condizione la deprivazione sensoriale viene portata a termine chiudendo completamente la capsula e inserendo una maschera globale sul volto della persona che vi si immerge in modo tale da eliminare ogni stimolo uditivo, qualsiasi stimolo ovviamente di comunicazione che provenga dall'esterno. Tutto ciò che rimane e che verrà descritto poi nelle sue esperienze e anche nei suoi libri è la sensazione dei rumori interni al corpo e l'obiettivo meditativo all'interno di una vasca di deprivazione sensoriale è quello sostanzialmente di andare a non concentrarsi su questo tipo di pochi stimoli di tipo sensoriale relativo ai rumori che facciamo all'interno, il rumore minimo della respirazione piuttosto che del cuore, piuttosto che delle vene, ragazzi, il sangue che pulsa all'interno delle vene, che scorre, che viene avvertito, fino a poi a portare praticamente la propria esperienza di immersione a lunghezze variabili, a durate variabili, che possono andare dai 45 minuti fino alle 5-6 ore di immersione. Ecco, il corpo va incontro a un vero e proprio shock, nel senso che pian piano si tende a voler ricreare, prima cerebralmente, in termini visuali anche non vedendo nulla, quindi in termini di colori o di immagini, poi anche fisicamente, per esempio andando a toccarsi un dito con l'altro, cercando di creare qualche condizione che ci riporti ad avere sensazioni. Nel momento in cui la deprivazione sensoriale è arrivata al suo massimo di efficacia, lui ha descritto, come viene descritto anche da altre persone del suo entourage e altre persone che la usano ancora oggi, come uno stato di quiete e di abbandono meditativo più profondo mai sperimentato nella sua vita. Pensate poi quando a questo sarà aggiunto ovviamente l'elemento di metaprogramming, così come lo chiama lui, cioè l'elemento lisergico, quindi l'LSD piuttosto che la psilocibina. Ma anche lasciando da parte questo, lui ha raccontato di essere riuscito ad accedere a gradi diversi di coscienza che sono simili poi ai gradi di coscienza che vengono descritti nelle ricerche dello stesso Timothy Leary, quindi 8 gradi di coscienza che arrivano fino a 12 gradi di coscienza per penetrare praticamente in zone dell'universo che lui reputava assolutamente non semplicemente sconosciute, ma semplicemente appartenenti al grado della divinità, quindi assolutamente non dimostrabili se non eventualmente credibili o non credibili. Questo tipo di esperienza di meditazione estrema e di deprivazione sensoriale lo porterà, questo lui ha raccontato, a venire in contatto con la forma primordiale dell'universo e con sostanzialmente l'incontro con degli elementi extradimensionali, delle vere e proprie creature che lui denominerà come creature dedicate al controllo delle coincidenze significative sulla Terra a lungo periodo, che gli parleranno e gli descriveranno quelle che sono le praticamente le leggi della generazione della contingenza all'interno della Terra, così come sui altri diversi pianeti relativi ad altre stelle, in altre porzioni della galassia, eccetera. Lui sostanzialmente ha detto di aver avuto accesso finalmente a quella sostanza primordiale in cui vivono quegli esseri che più vicini potrebbero essere a quei gioielli dell'universo buddista Mahayana, quindi quelle idee innate, si potrebbe dire, per fare una traslitterazione metaforica rispetto a questi elementi che sono delle vere e proprie però entità per quanto concerne John C. Lilly, che vanno a governare gli accadimenti in termini di coincidenze significative sul nostro pianeta e che regolano quella che noi consideriamo essere una realtà dedicata, almeno che la scienza riesce a descrivere al giorno d'oggi solo come la scienza del caso e quindi non delle coincidenze significative. Andrà quindi a conoscere questi gestori di quello che lui chiamerà il l'ECCO, ACCO, ECCO, Earth Coincidence Control Office, cioè ufficio del controllo delle coincidenze per la Terra, e questi saranno degli
individui delle entità che spiegheranno anche all'uomo, in funzione della propria predisposizione all'accettare il cambiamento, all'accettare la non determinatezza degli atti e di quelli che sono i rapporti tra cause e condizioni per determinare degli effetti sulla Terra, in funzione della capacità di accettare della penetrazione all'interno di questo io originario, sostanzialmente saranno in grado di spiegarci le motivazioni della creazione dell'universo stesso e delle regole che lo tengono in piedi. Ecco, John Silley, questo entriamo nell'ambiente di qualcosa che può essere creduto o non creduto, ma rispetto a quello che è l'ambiente, diciamo, della New Age, ma soprattutto un ambiente che va a mettere assieme in termini olistici delle scoperte che vengono dalla psicoanalisi junghiana e poi post-junghiana, ma dalla fisica quantistica e dalle ricerche della mappatura del cervello e della psiconautica di John Silley, ci danno sicuramente una visione di quello che può essere descritto come il substrato primario dell'universo senza forma e senza motivazione e senza desiderio, che poi pian piano precipita a diversi livelli, prima della forma e poi della materia. John Silley sostanzialmente ha raccontato di aver incontrato questi elementi di controllo, queste entità di controllo, e di essere arrivato quindi a livelli sostanzialmente non incredibili in quanto, come dire, come battuta, incredibili proprio perché, essendo inseriti all'interno di un sistema di ricerca che è un sistema primariamente scientifico, prima dell'accettazione o delle ricerche approfondite, perlomeno della fisica quantistica, viene considerato qualcosa di incredibile, per un preconcetto da quella che è la maggior parte delle persone. Se poi ci andiamo ad aggiungere ovviamente le frequentazioni in termini di scrittori che scrivevano del distopico, come Aldous Huxley o di Ram Dass o di Timothy Leary o di una serie di altri personaggi che rappresentavano delle buone sponde della controcultura, beh, si capisce evidentemente come il nostro John Silley non abbia avuto un'accoglienza eccezionale, che ancora oggi i suoi risultati siano utilizzati per spiegare alcuni funzionamenti, alcuni metodi di funzionamento del cervello, ma effettivamente lui sostanzialmente non venga citato se non da una serie di persone come me o come altri, con tutta ovviamente l'umiltà, ho detto come me, ma tutte quelle persone che vogliono effettivamente dare giustizia a un ricercatore e a uno psiconauta eccezionale, unico nel suo genere, importantissimo per l'evoluzione umana. Un altro ambiente, ragazzi, per chiudere il nostro discorso di oggi, in cui lui si è distinto, beh, è la ricerca degli extraterrestri, ma la ricerca degli extraterrestri non nello spazio, la ricerca degli extraterrestri qui sulla Terra, mettendo in crisi la maggior parte degli scienziati dell'epoca. La sua asserzione principale è quella che gli extraterrestri sono presenti in termini di sviluppo del cervello e della comunicazione, ma in quella parte del mondo che rappresenta il 70% del globo terrestre, ovvero le acque degli oceani, il 70% comunque di quella che è l'estensione del nostro pianeta. Gli ET della Terra, gli extraterrestri della Terra, in particolare i cetacei e ancor più in particolare i delfini. Una battaglia incredibile che lo ha portato a dover dimostrare e a dimostrare infine che il cervello dei delfini, in particolare del tursiepe troncato, in età adulta arriva a pesare 1700-1750 grammi, a differenza dei 1400 grammi mediamente relativi al peso umano, a sviluppare uno studio della sua comunicazione, a fare esperimenti che hanno ravvisato una capacità di segnali di base, di comportamento di comunicazione estremamente complicato all'interno dei delfini, del rispetto del silenzio degli altri esemplari e della capacità di imparare
intanto a riconoscersi allo specchio, uno dei pochissimissimi esemplari di animali al mondo in grado di riconoscersi allo specchio, Tursio petroncato e in generale alcune tipologie di cetacei, che ovviamente non dimentichiamo che sono dei mammiferi e hanno tra l'altro una struttura sia ossea che respiratoria che assomiglia molto molto agli esseri umani, e il loro modo di comunicare la ricchezza dei suoni di base è estremamente ampia, ma soprattutto la capacità di riconoscere il momento in cui c'è la possibilità di una comunicazione di tipo creativo, mentre i momenti in cui c'è solamente la possibilità di una comunicazione di tipo emozionale, piuttosto che una comunicazione addirittura di emergenza. Questo che cosa significa? Che la maggior parte degli animali è in grado di comunicare semplicemente in termini emozionali, cioè per esempio gli uccelli o anche semplicemente gli animali minori, ragazzi, anche semplicemente i gatti, i cani, tendenzialmente reagiscono all'ambiente o comunicano i propri singoli stati emotivi, che possono essere la rabbia, l'affezione, piuttosto che la volontà di accoppiarsi, piuttosto che dei segnali di pericolo, e tale rimangono. Non esistono praticamente al mondo nessun tipo di animale, e neppure i primati inferiori riescono a costruire una comunicazione l'un l'altro che sia così complessa come fanno gli uomini, ma soprattutto come fanno i delfini. Tra l'altro, i delfini hanno una composizione nasale, una composizione respiratoria dello sfiatatoio divisa in due porzioni, come il nostro naso, all'interno delle quali, ha scoperto John C. Lilly, esistono delle placche e delle, chiamiamole così, delle potrebbero essere assommate a quelle che sono le nostre corde vocali, ma sono praticamente delle zone flessorie che possono essere messe in movimento per produrre dei suoni che vanno da dei fischi a degli schiocchi, a quelli che potremmo mettere ravvicinare a quello che è il suono praticamente del guaito di un cane piuttosto che dell'abbaiare di un cane. Però c'è una grossa differenza: è la complessità ovviamente dei suoni che vengono prodotti dai delfini in sequenza che ha una ricchezza straordinaria, ha una ricchezza che non è stata ancora mappata. John C. Lilly è partito a mappare, ha costruito praticamente nelle Isole Vergini un grosso laboratorio in cui ha studiato fino agli anni 90 la comunicazione dei delfini, ed è riuscito addirittura a scoprire quella che è la capacità di interagire, a riprodurre suoni umani compatibilmente con la frequenza in acqua e in aria e con le capacità relative alla loro conformazione fisica, ed è riuscito a insegnargli a contare, è riuscito a insegnargli a integrare dei numeri mancanti all'interno di una serie dopo avergli insegnato una serie di numeri, ma soprattutto ha notato una cosa, ha fatto un esperimento che secondo me è incredibile. Intanto i delfini, ragazzi, parlano e producono suoni in stereo. Questo cosa significa? Che entrambe le narici, diciamo così, dello sfiatatoio e le loro porzioni che sono flessibili per produrre suoni, praticamente funzionano in maniera alternativa l'una rispetto all'altra. Questa scoperta di John C. Lilly è stata determinante, perché ciò significa che i delfini sono in grado praticamente con una narice, chiamiamola così, e con l'altra narice di produrre una serie complessa di schiocchi, per esempio, da una parte, e una serie complessa di fischi e di guaiti dall'altra, componendo praticamente un linguaggio in stereo che aumenta del doppio ogni volta la complessità. E questo viene fatto contemporaneamente da due delfini quando parlano, in funzione di quella che è la complessità di ciò che pare che si stiano comunicando. Questa è una prima scoperta importante, ma poi hanno fatto una cosa John C. Lilly e i suoi collaboratori, ancora più importante: hanno isolato due delfini in due vasche differenti e li hanno messi in comunicazione con un telefono, li hanno messi con un telefono, chiamiamolo telefono, con un'apparecchiatura di comunicazione e di riproduzione subacquea in grado di andare da
circa 200 Hz fino a 50.000 Hz. Tenete conto che le frequenze umane normalmente prodotte vanno dai 20 ai 20.000. In realtà quello che noi riusciamo a produrre è meno, così come è leggermente meno quello che riesce a sentire l'orecchio e va deteriorandosi con l'età. Ma diciamo 20-20.000 perché è quello che trovereste scritto all'interno di una, per esempio, delle specifiche di un microfono. Ok, 20-20.000. 20-20.000 hanno proposto praticamente la possibilità di produrre quasi 3 volte e mezzo tanto quello che è la produzione di frequenza, proprio perché c'è sostanzialmente questa capacità di emissione dei delfini che è differente ed è quasi quadruplicata rispetto alla nostra. Però che cosa hanno fatto? Hanno apportato questo telefono e messo in comunicazione queste due vasche in cui c'era un delfino da una parte e un delfino dall'altra con questo telefono e hanno incominciato a fare degli esperimenti. Quando i delfini si sentivano, perché il telefono era in azione completa a larga banda, parlavano l'uno con l'altro, parlavano letteralmente perché andavano ed emettevano una serie di fischi e di schiocchi compositi che non erano mai replicati se non in situazione di stress estremo, e in quel caso lo stress estremo non c'era, e sostanzialmente non si è riusciti a trovare un pattern continuativo che potesse in nessuna maniera far pensare a, come dire, al suono di un uccellino che canta e che è ripetitivo piuttosto che quello di un gallo, ma una serie di composizioni di fischi, di schiocchi e di guaiti che erano continuamente differenti senza trovare dei pattern uguali ripetuti, mai, come se fosse una comunicazione umana a tutti gli effetti. E per di più, cosa succedeva? Che i delfini rispettavano il silenzio dell'altro. Tutte le volte che un delfino parla, l'altro rimane in silenzio ad ascoltarlo, a parte i segnali di presenza, che è un fischio tipico emesso da ogni delfino, diverso per ogni singolo delfino, ma piuttosto simile, che rappresenta la presenza in quello stato d'acqua. Quando poi veniva spento il telefono e il delfino che parlava non sentiva una replica dall'altra parte, smetteva di parlare. Poi hanno incominciato a modificare la larghezza in frequenza della capacità di comunicazione di questo telefono. Quando il delfino sentiva un serissimo abbassamento della capacità di riproduzione di questo telefono, per dire, mentre prima avevamo un telefono in grado di riprodurre 50.000-54.000 Hz, veniva abbassato ai 28.000, con una eliminazione seria della gamma, per esempio relativa a quelli che potevano essere i fischi più gutturali, piuttosto che a quelli che vengono chiamati gli abbai o i guaiti. In questo caso il delfino smetteva di parlare. Quindi riconoscono il deterioramento della possibilità di comunicazione da una vasca all'altra. Questi sono studi che sono andati avanti per anni, grazie a John C. Leely e ai suoi collaboratori, e che hanno sostanzialmente permesso di capire che l'ampiezza del cervello dei delfini rappresenta una grossa quantità di spazio per immagazzinare le forme strutturali originarie della comunicazione. Così come avviene per noi in termini di programmazione e metaprogrammazione del cervello, ma sono anche in grado di riconoscere il silenzio, di rispettarlo, di capire quando non c'è un mezzo per comunicare, di capire quando non c'è un mezzo sufficientemente buono per comunicare. Questo è qualcosa di veramente rivoluzionario che finalmente poi ha spinto ovviamente John C. Leely a dire: ragazzi, è ora veramente che noi incominciamo a considerare i delfini non semplicemente una specie, ma gli extraterrestri di questo pianeta, o meglio, una specie che ha avuto 100 milioni di anni per evolvere un cervello che in questo momento è probabilmente quasi un terzo più sviluppato di noi e che se fosse in grado di comunicare all'aria, sarebbe effettivamente comprensibile nel momento in cui riusciamo a trovare una traduzione del codice. Non replicato in pattern, e quindi di un codice che è una comunicazione ampia e differente, sarebbe effettivamente utilizzabile, traducibile, sarebbe in grado di comunicare con un essere umano. Ma sarebbe? No, lo è. Si è riusciti ad abbassare, in funzione di quella che è la lunghezza d'onda, in acqua,
O meglio, si è riusciti ad abbassare in funzione di quella che è la frequenza di comunicazione che abbiamo detto essere circa 4 volte, si è preso queste registrazioni sostanzialmente dei delfini messi in condizione di studio in acquariologia praticamente alle Isole Vergini, grazie a John C. Lilly, con delle insegnanti che insegnavano ai delfini a produrre dei suoni che assomigliassero ai saluti. Hello! Per esempio, ok, con una gamma di frequenze basse e poi una gamma di frequenze alte nella posizione, in un posizionamento che stava attorno ai 4000, dai 2500 ai 4000 Hz per l'inizio della parola, con una discesa fino ai 400 Hz per quanto riguarda la porzione più bassa. Più alto, più acuto. Hello! Hello, ok. Quello che è stato trovato che dai 2500, peraltro la zona di più facile udibilità umana sta proprio in quella zona lì, fra i 1000, diciamo 800-2500 Hz. Fra i 2500-4000 Hz e i 400 di abbasso come formanti, pensate un po', i delfini hanno riprodotto quei suoni modulando praticamente il saluto e lo fanno all'aria aperta, considerando che hanno a disposizione una diversa conformazione fisiologica e un diverso mezzo perché si mettono a farlo anche in aria, però immaginate, hanno prodotto un suono che ha le formanti identiche, il che vuol dire che la loro frequenza è moltiplicata per 4, ridivisa per 4, trova esattamente quelle formanti umane. Cerco di spiegarmi meglio, ragazzi. Dai 2500 ai 4000 Hz loro producevano dai 9000 ai 16000 per hey! E poi low, andando con la formante 400 moltiplicata per 4, 1600 Hz. Ciò vuol dire che i delfini, limitatamente a quello che è il loro ambiente acquatico e alla conformazione fisiologica, ci dicono ciao con la nostra stessa composizione comunicativa. Questo in barba a tutti quelli che sono gli scienziati che ci vengono a dire che chissà saranno venuti dalla Terra, hanno una vicinanza con gli ippopotami, si sono rituffati in mare, poi hanno perso questi pezzi, quegli altri pezzi, tutta questa roba qua. Darwinismo, non darwinismo, rimane il fatto che incredibilmente il delfino è in grado di avere una comunicazione ampia e non ripetitiva come la nostra, tranne in condizioni di stress. È in grado di riconoscere se c'è un mezzo di comunicazione per cui, attraverso il quale valga la pena di comunicare oppure smettere la comunicazione. Rispetta i momenti di silenzio di comunicazione, quindi con l'altro delfino, per avere un ritmo, un turno praticamente di comunicazione e soprattutto comunica con le stesse frequenze formanti di base, considerato il fatto che lavora in un altro mezzo, cioè nell'acqua che permette anche ovviamente una trasmissione molto ma molto più lunga, ok, dei suoni, e ha ovviamente frequenze di emissione diverse dovute alla propria fisiologia. Ma se andiamo a riportare le frequenze di emissione a quella che è le frequenze di emissione umana, i rapporti fra le frequenze, hello, sono esattamente identici per l'uomo e per il delfino. Tutto questo è stato studiato e scoperto da John C. Lilly insieme anche ovviamente a tutti gli esperimenti che lui farà sulla comunicazione tra specie e i comportamenti indotti dall'atteggiamento. Quindi delfini che vengono trattati giustamente in maniera intelligente, costruttiva, in grado di comunicare, si comporteranno in maniera costruttiva, in grado di comunicare. Persone, delfini che vengono trattati in maniera stupida e considerati semplicemente pesci, che pesci non sono, dagli esseri umani, che insomma hanno un atteggiamento decisamente negativo nei confronti, dei delfini, si comporteranno in maniera, come dire, nella maniera in cui ci si attende che si comportino. Ma non è lo stesso del resto negli esseri umani. Una persona che venga trattata da stupido potrebbe reagire male, ma potrebbe semplicemente far finta di essere stupido. È una cosa effettivamente, efficace all'interno della comunicazione fra uomini. Ecco, John C. Lilly, oltre alla mappatura del cervello, oltre alla psiconautica, anche con gli esperimenti sull'LSD, oltre a tutto ciò che sono i suoi incredibili esperimenti e scoperte all'interno
della neurologia ha fatto anche un lavoro con i delfini fino a dimostrare che probabilmente intanto noi non siamo necessariamente la specie numero uno dominante su questo pianeta e soprattutto non siamo gli unici a essere in grado di comunicare in maniera efficace, non ripetitiva ed estremamente ricca, ma ha dimostrato che probabilmente quindi questi ET, al di là di essere nello spazio, ce li abbiamo proprio qua e dovremmo incominciare a trattarli probabilmente da pari, perché potrebbero essere nostri fratelli in quel discorso, insomma, nel discorso del controllo delle coincidenze significative, insomma, di quegli esseri extradimensionali che controllano l'evoluzione, secondo lui, della nostra vita, del nostro passaggio su questa terra. Ragazzi, con John C. Lilly e con la puntata della botteguccia di oggi io ho finito. Spero che vi sia piaciuto. È stato insomma un viaggio un po' diverso rispetto al solito, ma che a me appassiona tantissimo e che magari avrà del seguito. Io vi ricordo ovviamente di andare a unirvi al canale, mettere un like se vi è piaciuto ciò che avete visto e tutto il resto che è disponibile, e vi rimando, oltre ai piccoli video, insomma, ai promo, tutto ciò che ogni tanto butto fuori, le informazioni della community, vi rimando come primo avvenimento prossimo lungo martedì, Cinepatia con la nuova puntata. Ah, mi raccomando, votate chi preferite. Abbiamo un ballottaggio fra Mario Bava, Christopher Walken e Mickey Rourke, e parrebbe che in questo momento stia vincendo Mickey Rourke. Ragazzi, vi aspetto con i nuovi avvenimenti della Botteguccia dei Sigilli e Botteguccia Crack Apart per stasera. Io vi saluto. Grazie mille dal Teo Crack Apart. Ciao ciao.